Zio, cioè, io sincero sono davvero felice, cioè, felice al punto che ora che ti faccio quest'audio, cioè, ho il nodo alla gola, capito? Cioè, sono davvero super orgoglioso, perché, zio, stiamo facendo una roba che ci piace e che sta andando forte, siamo felici. Fra, cioè, fosse così tutta la mia vita, ci metterei la firma, capito? Sono super super orgoglioso. È passato un sacco di tempo comunque. Eh sì. Tu ti rendi conto che da quando hai 2 anni che mi parli di macchine? Mi ricordo quando tu mi accompagnavi tipo a scuola, che guardavo dal finestrino e guardavo fuori le macchine e mi Dai, dopo domandavo quale strada. sarebbe stata un giorno la mia macchina. Mamma, guardami così, appena la faccio. Ciao, Edo. Ti ricordi al Caffè Bergamo? Oh, con la bicicletta, no! Pedalavo quasi Che incazzato per far bello! vedere che andavo. Pedalavi tutto sparato, abbassato così, con... No, eri un grande, una paura pazzesca, perché andavi, amavi già la velocità a quell'età lì. Che bel casco, amore. Andavi talmente veloce in bicicletta che avrei dovuto capire che la velocità era la tua massima aspirazione. E infatti si vede la macchina che hai comprato. Va troppo veloce. No, questo tu ancora non lo sai, Va nemmeno troppo... io. Per me sì, perché non puoi scegliere una macchina che va piano, tu. E quindi la cosa è preoccupante. La cosa divertente è che io la macchina non la conoscevo e ho conosciuto un ragazzo che mi ci ha portato per la prima volta e non avevo la minima aspettativa perché quando l'ho vista da fuori è un'auto normalissima, cioè tu la guardi, è E una per persona che non fortuna. è super appassionata e dice vabbè è un'auto normale. Poi in realtà ci sali e mi ricordo la prima apertura che ha fatto sotto casa, mi sono cagato addosso e lì mi sono detto quella può essere la mia macchina. Beh, sono contenta, l'importante è che sia una macchina che ti No, piace. l'importante è che arrivi. L'ideale sarebbe stato averla per il mio compleanno. Te la fanno penare. Vabbè, Me la quando fanno arriverà penare. sarai ancora più contento, più felice, più emozionato. Se l'auto mi fosse arrivata 3 mesi fa, probabilmente sarei scoppiato in lacrime. La stai aspettando da talmente tanto tempo che... Non lo so che cosa possa essere la mia reazione. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora neanch'io. Oggi ragazzi siamo qui con un video un po' speciale, un po' E oggi ragazzi siamo qui con un video molto molto particolare. Ci sono qui anche gli altri. Eccoci quindi finalmente qui sul nostro set. L'unica cosa che manca effettivamente è la mia nuova macchina. Quasi tutte le sere prima di ricevere la macchina andavo a letto pensando alla macchina e ci mettevo un sacco a prendere sonno. La sera prima, non so perché, probabilmente non avevo realizzato che il giorno dopo l'avrei ritirata. Ero più tranquillo. Sono arrivato, ho firmato miliardi di fogli. Sapevo che dall'altra parte della parete ci sarebbe stata la macchina e mi ricordo che quando l'ho guardata, l'unica cosa che si vedeva erano i fari. In quel momento lì ho avuto una sensazione molto strana che non ho mai avuto, come se qualcuno mi avesse rovesciato un secchio di acqua congelata addosso, avevo la pelle d'oca ed ero senza parole. E quando hanno tolto il telo sono scoppiato a piangere.
sono felice. Grazie. È ufficialmente tua. Grazie. Quando sono uscito dal concessionario e l'ho guidata, mi ricordo che la cosa che pensavo non era tanto la macchina in sé, che vabbè è un oggetto, è lì, ma pensavo al percorso che c'è stato prima della macchina per arrivare fino a quel punto. È sicuramente quello che ti ha un po', diciamo, emozionato, perché in effetti mi ricordo che anche io, quando alla tua età, avevo acquistato un'auto piuttosto performante. Non ho avuto tutte quelle emozioni, ma semplicemente per il fatto che me l'aveva regalato mio padre, per cui non me l'ero, diciamo, meritata, come nel tuo caso. E quando invece un premio è frutto del tuo lavoro, dei tuoi meriti, eccetera, chiaramente ti fa molto più effetto. È giusto che sia così. La parte, penso, più bella è stata quando sono entrato nel garage con la macchina da una parte e le moto dall'altra. E la scritta grande in azzurro, credi nei tuoi sogni. Quello è stato, penso, il momento migliore. Signori miei, preparatevi perché Edoardo Iannone incomincia oggi.